Buonasera, saluti, bentrovati, perdonate il disturbo, due persone insieme sono per noi un'enorme gioia, perché la preside Cappiello Liceo Musicale Grandi, il direttore del Conservatorio San Pietro a Maiella. Due persone che ci fa piacere vedere vicino, perché sono sicuro che da questa seratina nascerà qualche cosa, vero preside, ci raccontate? Preside Cappiello è meraviglioso, ha aperto alla musica e ha creato l'Orchestra Sorrento, una serie di concorsi per pianoforti, per voci, quasi a metterli in carreggiata per l'imbarco al conservatorio. Veramente questa serata è un'occasione di dialogo con il direttore per progetti futuri e soprattutto per assicurare una continuità alla filiera musicale. Noi crediamo nella forza formativa della musica che deve accompagnare i giovani dalla tenera età fino alla maturità. È questa l'occasione per scambiare idee e progettualità future. Al rettore invece gli diciamo che noi siamo i suoi fans sorrentini, perché sotto la sua egida è stato aperto l'archivio. Una serie di studenti e studentesse sono arrivate a movimentare delle carte che erano lì depositate, tirando fuori delle novità eccezionali. Quindi questo è un primo step di cui, a distanza, senza essere delle persone competenti, lo ringraziamo veramente di questa apertura. Il fatto di Buonasera, grazie innanzitutto per l'ospitalità, per questa bella serata che offrite alla città e nello specifico l'invito davvero personale rivolto anche al sottoscritto, che rivede con grande piacere la presa con la quale già da tempo, confesso in verità, ci sono protocolli d'intesa col conservatorio, che chiaramente si pone sul territorio come il punto di arrivo di un percorso formativo seppur specifico, ma di grande importanza. È la realtà del futuro, pensare alla musica come vero sbocco lavorativo, specialmente per chi ha una particolare vocazione, particolare propensione. Questo è molto importante. Quindi essere qui stasera e testimoniare anche la presenza del conservatorio. Sul territorio ci sono tanti nostri ex allievi che sono adesso docenti quotati anche. Ma se vi girate dietro abbiamo anche i vostri docenti, i rispettivi docenti tra i luoghi. Quindi, ecco, qui ci fa molto grande piacere. Soddisfazione. Ma degli stessi partecipanti del concerto stasera sono nostri ex studenti. E quindi siamo orgogliosi e contenti di questa presenza. Questo concerto è quello che lo ha preceduto lo scorso anno insieme alla preside. Noi lo vediamo come un prendere bene la mira per centrare l'obiettivo dell'anno prossimo, i 100 anni dalla canzone più importante di Salve d'Esposito. Sì. L'anno prossimo, 2025, avremo questo centenario che vogliamo festeggiare qui alla grande a Sorrento, non solo per il personaggio e la musica, ma anche e soprattutto per portare ancora più musica di qualità e non lo diciamo, direttrice, e non strimpellatori che rimpinziscono i nostri palchi e le nostre cose. Buona serata e scusate Grazie, il disturbo. Buona serata.